scritta, dopo l'avete trovata nei vostri banchi sull'interpellanza, relativamente alla ricerca di idrocarburi nel comune di Castel Bolognese. Veniva chiesto innanzitutto che ruolo avesse avuto il comune nelle tre conferenze di servizi sulle tre concessioni. Allora, con riferimento all'interrogazione presentata dal gruppo Cambiamo Insieme, fornisco le seguenti informazioni. Concessione Tozzona, società Po Valli. La concessione è stata assoggettata alla procedura di verifica screening ambientale di competenza regionale nel periodo tra il 9 novembre 2011 e il 24 dicembre 2011. È stato depositato lo studio di impatto ambientale e la relativa documentazione presso il Comune, che ha provveduto a pubblicare il relativo avviso di deposito per la libera consultazione e l'eventuale presentazione di osservazioni da parte degli interessati, con nota di protocollo 11585. Il Comune ha partecipato ai lavori della conferenza dei servizi e la procedura si è conclusa con la delibera di giunta regionale 1827 del 3 dicembre 2012 e con decreto ministeriale 22 maggio 2013 è stata conferita alla società Po Valli il permesso di ricerca. Territorio interessato alla località della Serra e l'area a monte della Via Emilia, nel confine Imola Rionterra. La seconda concessione, Faenza, società Gas Plus. La concessione è stata soggettata a procedura regionale di via nel periodo tra il 1 settembre 2010 e il 31/10/2010. È stato depositato lo studio di impatto ambientale e la relativa documentazione presso il Comune, che ha provveduto a pubblicare il relativo avviso di deposito per la libera consultazione e l'eventuale presentazione di osservazione da parte degli interessati, con protocollo 10.007. Il Comune non ha partecipato ai lavori della conferenza dei servizi e la procedura si è conclusa con delibera di giunta regionale 319 del 2011 e con decreto ministeriale sempre di giugno 2011. È stato conferito alla società il permesso di ricerca. Il territorio interessato è in questo caso una minima parte di un'ansia del fiume in località Bianca. Numero 3, concessione Ponte dei Grilli, società Learn Resources. La concessione è stata soggettata alla procedura di verifica, screening ambientale di competenza regionale. Il periodo è relativo al 28 febbraio 2007 al 30 marzo 2007 ed è stato depositato lo studio di impatto ambientale e la relativa documentazione presso il Comune, che anche in questo caso ha provveduto a pubblicare il relativo avviso di deposito per la libera consultazione con nota di protocollo 2421. Il Comune ha partecipato ai lavori della conferenza dei servizi e la procedura si è conclusa con la delibera di giunta regionale 607 del 2007 e con decreto ministeriale 30 marzo 2009 è stata conferita alla società Leanne per il suo licenza. Il territorio interessato è il centro abitato e l'area a valle della Via Emilia. Nelle sopracitate delibere regionali, screening ambientale e via, si dà atto che a seguito delle pubblicazioni non sono pervenute alla Regione le osservazioni in merito ai progetti di ricerca presentati. Nelle medesime delibere inoltre si dà atto che sono stati tenuti in considerazione i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e territoriale delle aree oggetto di intervento. Tutti gli atti sopra descritti sono protocollati e quindi pubblici. Attualmente il Comune non dispone di informazioni circa la successiva esecuzione dei sondaggi sul suo territorio. Inoltre si sottolinea come le indagini del laboratorio Cavone, che svolge azioni di monitoraggio e verifica sugli idrocarburi, abbiano dato un esito negativo relativamente alla correlazione tra l'estrazione di idrocarburi e il sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2012. Il compito di un'amministrazione è certamente quello di ascoltare i cittadini e le loro preoccupazioni, ma anche quello di attenersi alle leggi sovracomunali, in questo caso nazionali e regionali. Come avvenuto fino ad oggi, sarà inoltre cura dell'amministrazione informare e far partecipare i cittadini, tenendo conto delle preoccupazioni e delle proposte di ciascuno. Questa è la risposta all'interpellanza. Molto brevemente, sapete che queste deliberazioni sono un po' all'ordine del giorno, se ne è parlato. A livello nazionale, a livello regionale, la Regione ha dato l'ok qualche giorno fa per incrementare addirittura il carottaggio, così il termine tecnico del sottosuolo. Tutto questo però credo che sia, sapendo come in parte scritto qui, che questo terreno non può dare questo tipo di assistenza naturale,
tutto questo credo che sia mosso, in poche parole, sono le valenti che muovono questa cosa, perché tutti sanno, tutti gli addetti ai lavori sanno che questo terreno non è conforme a questo tipo, non si presta a questo tipo di perforazioni, di ricerca. Non ce n'è, lo sappiamo da tempo, quindi la politica deve sottostare a quello che viene imposto a livello superiore. In realtà, in parole spicciole, parliamo di soldi. Quindi questa è l'unica cosa che posso dire, quello che mi viene in mente. Per il resto, tutte le documentazioni che ho potuto consultare sia nel sito della Regione che qui nell'ufficio tecnico del Comune, io sono rimasto sinceramente un po' sorpreso, perché nessuno sapeva niente, e credo che sia una cosa abbastanza importante. Nei documenti della Regione c'è poco o nulla e sono datati, e quando mi sono recato qui all'ufficio tecnico, l'ufficio preposto, mi ha detto: sei l'unico che in tutti questi anni è venuto qui a chiedere questo tipo di documentazione, perché non si è fatto vedere nessuno, e credo che nessuno sappia di cosa stiamo parlando. Benissimo, questo non è una critica, ci mancherebbe, non è che siamo dei cattolici, dobbiamo sapere tutto, però credo, e non chiedo al sindaco di fermare queste cose, perché in realtà credo che possa fare poco, però credo che l'informazione debba essere, e la trasparenza debba essere, come dice qui, un valore aggiunto. Però purtroppo devo dire che non è così, perché molti lavori sono stati iniziati e la popolazione non è stata avvertita. Nessuno sapeva niente, però le deliberazioni da qualche parte sono state fatte. Quindi la trasparenza fino a si dentro che trova. Cioè, io credo che sia dovere di un'amministrazione, innanzitutto penso che vada fatto, per occuparsi dei rischi, perché il terremoto che praticamente l'evento sismico che si è verificato nella nostra regione, qualche studio, qualcuno ha detto che poteva essere, diciamo, causato da questo trivellamento continuo alla ricerca di un prodotto che in realtà non c'è. Quindi qualcuno ha detto anche questo, quindi questo ha allarmato, e non poco. Non a caso c'è stata una raccolta firme, c'è un'interpellanza a Roma di qualche deputato del Partito Democratico, cioè uscito dal Partito Democratico, però diciamo facendo sempre parte dell'area, quindi qualcuno si è preso carico di questa cosa. Lo stesso presidente della regione Emiliano ha detto che lui, le trivellazioni nel suo suolo, Renzi può dire quello che vuole, ma lì nella sua regione comanda lui e delle trivellazioni non se ne fanno. Quindi questo ha veramente, ha detto chiaro, parole testuali, le abbiamo sentite tutte. Quindi il presidente della regione certo non è un cinico, però qualcosa si può fare, perlomeno, ripeto, calcolare il rischio, non perché uno impone, ha dei soldi, viene e dice facciamo questo, non si deve fare. Qualcuno dice, aspetta, prima di farlo, anche se è stato depositato lo screening, tutta quanta la documentazione ambientale, ma questo non basta. Questo è solo l'inizio, perché senza di questo non si può partire. Quindi, mi raccomando, noi continueremo questa battaglia insieme a qualche altra forza politica. La continueremo, staremo sempre all'altezza delle nostre, diciamo, apprezzo questa risposta da parte dell'amministrazione, che è venuta puntuale. Non a caso anche oggi la stampa mi ha chiamato dicendomi se sapevo qualcosa, ma come il vice sindaco dell'altezza ha risposto ai giornali, la dava a noi questa serie di consigli, quindi questa sarà quella che magari girerò domani ai giornali, pari pari, però il problema c'è, esiste e non è da sottovalutare, quindi, ed è molto sentito, non solo qui, ma anche su tutto il territorio nazionale. Posso, già che ho il microfono aperto, volevo presentare un'interpellanza, se volete potete rispondere anche subito. Praticamente sulla raccolta dei rifiuti,
il 22 luglio, fra due giorni, so che vi dovrete incontrare per prendere una decisione sulla raccolta, diciamo, dei rifiuti. Questo credo che debba passare assolutamente dai consigli comunali, questa informazione, che i consigli comunali poi a pioggia demandano ai cittadini. Cioè, non si può far finta, non si può far passare una cosa così importante, prendere una decisione senza passare dal consiglio, anche perché qui non l'ho voluto dire prima, ma questo è collegato fortemente al bilancio, perché qui si parla veramente di possibilità di ridurre le tariffe. Per esempio, qui da uno studio effettuato da Eco Istituto di Faenza dice che la raccolta porta a porta è molto proficua da tutti i punti di vista. E non credo, non so almeno, visto che informazioni non ne ho, se ci sia questa volontà di partire con un porta a porta qui a Castel Bolognese. Quindi è per questo che chiedo voi amministratori e anche ai partiti che rappresentate, qual è il punto di vista, cosa pensa SEL, cosa pensa il Partito Democratico, cosa pensano i vari assessori su questo tipo, diciamo, di decisione che si andrà a prendere fra due giorni. Grazie. Sulla questione dei rifiuti direi che diremo subito alcune cose. Sulla questione del clima delle tribolazioni, giusto, voglio per un parte, perché il tema ovviamente è complesso, potrebbe anche dedicarci una serata apposta, magari più avanti, ci speriamo anche a farlo, ovviamente. La questione che ha accennato della trasparenza, ecco, io mi auguro che tu ti riferissi a qualche altra amministrazione, se non so, per quanto ci riguarda, tutte le procedure che sono state seguite, all'epoca che si parla comunque di procedure che ormai sono abbastanza datate, perché si parla che si parla del 2006, 2007, quindi abbiamo dietro anche abbastanza degli anni, comunque hanno effettivamente seguito quello che chiedono le norme per quanto riguarda la trasparenza e la pubblicità, per cui ovviamente non è che sono state fatte delle cose segrete. Per quanto riguarda le attività sul territorio di Castel Bolognese, noi a oggi non abbiamo avuto nessuna notizia di nessuna attività svolta nel nostro comune, se così fosse, comunque spero che qualcuno si dovrà comunicare almeno un giorno prima, non so, comunque speriamo, no? Poi, credo che comunque faremo quello che ci vuole per quanto riguarda ovviamente la diffusione di notizie che ovviamente rispetto a 5, 6, 10 anni fa, però comunque ci sarà in corso di dibattito su questo aspetto, quindi speriamo anche magari che diano qualche informazione, qualche notizia un po' più certa da riportare, però credo che non è per forza di cose che uno su una vicenda su cui non ci sono a oggi dei dati oggettivi che diano una sicurezza assoluta su una questione posso dare la informazione che crea allarme se questo allarme non è poi giustificato, per cui spero bene che questo dibattito che c'è in corso a livello regionale, a livello nazionale, soprattutto viene da dire, possa anche portare alla chiarezza su questo aspetto. Però volevo dire che apprezzo l'apertura del sindaco di Zerpanassa e credo che un confronto pubblico le forze politiche e con i cittadini credo che sia, diciamo, la cosa migliore per sgombrare il campo da, come diceva il sindaco prima, da timori magari che non esistono, però se alle persone non parliamo i timori rimangono. Ti do la parola a Luca della Valenza per la gara dei rifiuti. Sì. Allora, relativamente alla questione rifiuti, la situazione è la seguente. Adesso cerco di andare un po' con ordine, anche se effettivamente negli ultimi tempi è successo un po' di cose. Allora, noi abbiamo un servizio che è in
proroga e quindi dovremo procedere ad effettuare una nuova gara dei rifiuti. Nella precedente amministrazione l'unica cosa che era stata decisa era la modalità della gara, nel senso che era stato deciso di fare una gara europea e con le condizioni di allora sarebbe stata una gara europea fatta su ambiti provinciali. Dopodiché sono successe un po' di cose, nel senso che la regione Emilia-Romagna, approvando ancora con la vecchia giunta il vecchio piano, adottando il vecchio piano rifiuti e recependo così la normativa europea e successivamente l'apertura che la nuova giunta regionale ha fatto ristabilendo quelli che sono gli obiettivi e rafforzandoli. Ricordiamo che la nuova giunta ha adottato il piano rifiuti in giunta due o tre settimane fa e che andrà entro la fine dell'anno in approvazione in consiglio regionale, quindi ragioniamo di un quadro di obiettivi in continuo movimento. Noi ci siamo naturalmente interessati della questione e partecipando al consiglio locale dell'Atersir, che è l'agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e dei rifiuti, da Atersir è stata fatta una proposta iniziale che riguardava la gara provinciale del servizio di gestione e raccolta rifiuti. Questa gara prevedeva tre ambiti, quindi c'era un ambito capoluogo e costa Ravenna Cervia, poi c'era un ambito che riguardava tutta la pianura, quindi c'eravamo dentro anche noi, e poi c'era un ambito collina, Brisighella, Riolo e Casula. La proposta che era stata fatta inizialmente a tutti era una proposta di un sistema di raccolta stradale con le calotte intelligenti. Questo qui era una proposta che era stata fatta da Atersir qualche mese fa. Dopodiché naturalmente ci siamo un attimino informati su che tipo di raccolta fosse la migliore per quest'area bolognese e abbiamo avanzato uno dei dubbi su quanto riguardava le calotte intelligenti. Poi apro una parentesi, da questo punto di vista qui io ho sempre detto siamo aperti al confronto e aspettavamo solamente di avere le carte in mano un po' più chiare per aprire un dibattito anche con la cittadinanza, anzi avevo anche sottolineato nella riunione col bilancio, sul bilancio, che a settembre sarebbe stata fatta un'iniziativa su e quindi ci siamo un attimino interrogati su che tipo di sistema di raccolta fosse la migliore per Castel Bolognese, naturalmente con la nostra connotazione anche demografica, con un centro, le frazioni eccetera. E quello che è stato fuori da questo percorso, che in realtà è stato, se vogliamo, relativamente corto e anche abbastanza travagliato, nel senso che uno, la legge regionale è cambiata con gli obiettivi, ricorderete che a dicembre dell'anno scorso abbiamo approvato quell'ordine del giorno sui rifiuti proprio per essere pronti a recepire, poi in realtà il quadro normativo è cambiato. Due, sono cambiati gli ambiti di intervento, sapete che la scelta di Forlì di vedere se c'erano le possibilità per costruire una società in house ha fatto sì che ci sia probabilmente la necessità di scorporare la parte di Cesena, quella provincia, quindi un cambio non indifferente di quelle che sono le carte in tavola. Fatto sta, la faccio corta, poi ripeto, su questo punto qui avremo modo di confrontarci, il sistema di raccolta rifiuti che è venuto avanti, in realtà qui non è corretto quello che è scritto, è un sistema di porta a porta parzialmente integrale, ovvero che per quanto riguarda la zona industriale e tutto il produttivo sarà un sistema di porta a porta spinto e integrale. Per quanto riguarda il centro e le frazioni del paese, quindi per tutto il comune, la proposta che ci è stata fatta, adesso stiamo cercando di valutare, non che è stata fatta, che abbiamo fatto di contro alle calotte intelligenti, è di una raccolta porta a porta che vada oltre alla carta che oggi viene raccolta, un sistema di raccolta di porta a porta dell'umido e dell'indifferenziato, lasciandoci aperta la possibilità gradualmente di arrivare anche a vetro, plastico e lattina, quindi di coprire totalmente quello che è il sistema della raccolta. Queste qui, ripeto, l'ultima riunione l'abbiamo avuta stamattina, nella quale Atersir ci ha presentato ulteriori elementi. In realtà mercoledì approviamo una cornice,
non approviamo, non diamo il là alla gara, questo che uno perché non sarebbe possibile, perché non sono ancora chiari gli obiettivi della legge regionale, due perché comunque sia, ripeto, il quadro normativo relativamente alle province non è secondario, e quindi questo sistema qui è quello che attualmente è venuto fuori e sul quale si può iniziare ad aprire una discussione. Ripeto, non so le informazioni del fatto che non venisse fatta la raccolta porta a porta da chi sono veloce, però questo è il sistema. Naturalmente, ripeto, va tutto calibrato sulla realtà. Noi adesso abbiamo in centro storico il sistema della raccolta porta a porta della carta, che funziona abbastanza bene. Per questo, questa è la base per una discussione. Dopodiché, come ho detto e come mi ero preso anche l'impegno, non intendo venirne meno, abbiamo fatto molti incontri sul bilancio, abbiamo fatto molti incontri sulla piazza, anche sul tema dei rifiuti faremo degli incontri, però quello che mi piace è avere un attimino le idee chiare, anche per non illudere né andare a parlare per niente. Questo è il quadro. Al gruppo che ha presentato l'interpellanza se ritiene una risposta già esaustiva, se vogliamo condurre una risposta scritta. Io credo che la risposta sia più che esaustiva, nel momento che siamo, diciamo, all'inizio dell'iter, che il vice sindaco stesso ha detto non solo che ci sarà informato, ma sarà, diciamo, un motivo di dibattito in quest'aula, quindi siamo più soddisfatti. Grazie.
chiedere al sindaco, visto che è tornato dalla Germania, sarà la mia, se sarà la mia.